noi approviamo le missioni 2019 a luglio 2019, invece che ovviamente alla scadenza del 2018, inizio 2019, il che vuol dire semplicemente che approvando adesso queste missioni militari con 6 mesi di ritardo ha trasformato, vi piaccia o no, per 6 mesi i soldati italiani e tutti i militari bravissimi in missione in una specie di turisti armati all'estero senza copertura giuridica e neanche senza copertura politica e senza un mandato specifico come richiede la legge. E aggiungo a questo che la situazione è anche più kafkiana, perché adesso che finalmente il Parlamento ha deciso il voto sulle missioni, tutti noi abbiamo letto che in realtà sulla Libia è in preparazione un'altra missione, non quella che stiamo approvando, ma se ho letto bene e capito bene, ne approviamo tutt'altra, per ora annunciateci dai titoli della stampa, senza sottotitoli e senza... leggiamo, se poi non è vero, la signora Ministro che è presente può sicuramente smentire. Né io voglio tornare, per carità di tutti quanti, alla telenovela di queste ultime settimane, che non sarà neanche l'ultima, e che è stata francamente dal mio punto di vista una vergogna per tutti i paesi europei, nessuno escluso, perché non siamo così un miserevole braccio di ferro tra tutti quanti, con lo strumento improprio di 45 naufraghi lasciati in mare. Penso che per come sono andate le cose e come stanno andando in Libia, in presenza di una vera e propria guerra civile, con l'aeroporto fuori uso e col ministro degli esteri nostro, sempre così prudente, così cauto, che dichiara pubblicamente che la Libia non è un posto sicuro, io penso che la proroga che voi chiedete è irresponsabile. Voi sapete perfettamente che tutti coloro che rimandate indietro via la Guardia Costiera Libica, da noi supportata, armata, in prosecuzione di decisioni prese prima, questo lo devo dire, e su cui avevo espresso tutta la mia opposizione, poi le rimandate semplicemente nei luoghi di tortura, come ormai è chiaro ed evidente. Per tutti questi motivi, e mi riferisco anche al collega che ha parlato prima, sul posto sicuro facendo l'esempio della Tunisia. La Tunisia non fa parte, diciamo, di questa operazione europea. Certo si può negoziare con la Tunisia, ma per negoziare e per ballare il tango bisogna essere in due. Se la Tunisia non vuol far parte, non è parte di questa operazione europea di contrasto ai migranti, è chiaro che oltre l'accordo bilaterale che già abbiamo non mi pare sia proprio possibile. Ora, io penso davvero che così come stanno le cose, in aperta guerra civile, anche ieri un attacco sui droni, io penso che sia bene perlomeno sospendere la nostra operazione in Libia e darci il tempo di riflettere un attimo su come a coinvolgere gli altri paesi europei. L'operazione Sofia è rimasta senza navi, quindi rimangono i droni che immagino facciano delle foto, ma non più di questo. E penso che sia davvero miserevole un po' continuare come se niente fosse. Da quando è iniziata, da quando l'avete prorogata, da quando è stata decisa da altri governi, la situazione in Libia è profondamente mutata. La Libia è un paese con 3 governi, 2 parlamenti, nessuno Stato.
E io credo che non è legittimo. È una violazione del diritto internazionale rimandare indietro nei lager libici le persone salvate. Non è supportando, a mio avviso, la Guardia Costiera Libica con un rafforzamento, se ho sentito bene, di ulteriori 10 motovedette che verremo a capo di questa cosa. E nel frattempo, mentre questa grottesca, miserevole, crudele farsa andava avanti e ci sarà le prossime volte, come avete visto, barchini undetected da nessuno hanno comunque continuato a portare in Calabria, a Lampedusa, a Pozzallo, decine di migranti. Quindi fermiamoci un attimo, fermiamoci almeno a riflettere che vogliamo fare, senza davvero usare solo questi naufraghi derelitti come strumento dell'unica nostra iniziativa politica. Non può essere così per un paese e per un grande paese. Forse troveremmo persino l'energia e la forza di occuparci finalmente dei 500.000 irregolari che abbiamo sul nostro paese, quelli che Salvini voleva espellere tutti e poi ha capito che non era possibile, perché legalità aiuta la sicurezza. L'illegalità non aiuta la sicurezza e non aiuta neanche la convivenza. Quindi invece di dedicare tutte le vostre energie su questo patetico pseudo azione diplomatica, credo sia venuto in mente il momento da quel di guardare magari con attenzione la proposta aereo straniero che è in discussione adesso alla Camera e che è il superamento della Bossi-Fini, che forse ci aiuta a mettere un po' d'ordine nel nostro paese rispetto a queste persone. Io non credo che sia una grande politica ergere muri acquatici o di filo spinato rimandando la gente alle morti, alle torture, agli stupri, eccetera, eccetera. Siamo un grande paese, ci fermiamo per 45 migranti, ma siamo sicuri? E siamo sicuri che è lo strumento migliore per farci rispettare in Europa? Io, che è peraltro, ho avuto la stessa vergogna, secondo me, in tutte queste operazioni. Io non credo che sia così. Chiederò una votazione per parti separate, perché credo, e ho dubbi anche su altre, in particolare quella fumosa sul Niger, che non ho capito cosa stanno a fare lì i nostri 250 militari. Ma tutto ciò premesso, almeno sulla Libia, vogliamo tutti quanti fermarci un attimo e capire cosa sta succedendo? Io credo che faremmo gran bene non solo ai naufraghi poveracci, ma faremmo gran bene anche a noi e al nostro paese. Grazie.